La donna più bella di Napoli, capace di grandi passioni, un'anima inquieta, tormentata, egoista e folle, portava dentro quella sua bellezza la furia che portano le grandi donne perdute della letteratura. Vivere appieno per lei significò ad un certo punto darsi a Fabrizio Carafa, duca d'Andria, un uomo giovane e attraente con cui Maria condivise un amore passionale fatto di incontri clandestini, fino a che Carlo Gesualdo si fa giustizia. È Maria Davalos, raccontata attraverso il libro scritto da Rosetta Maglione, Le tre vite di Maria Davalos, edizioni Osanna, presentato nel Salotto Culturale di Avellino Letteraria sotto la direzione artistica di Anna Maria Bicillo. Un pomeriggio impreziosito non solo da un pubblico di appassionati di libri e cultura e di ospiti di elevato spessore, come Riccardo Carafa, l'ultimo dei discendenti della nobiltà Carafa, Antonio Vaccaro, studioso e primo autore a fare luce su Carlo Gesualdo, principe di Venosa, ma anche da un dialogo denso e ricco di spunti tra letteratura, storia, musica, sottolineato dalla voce narrante dell'attrice Mena Matarazzo e dalle evocazioni sonore tra musica, antica intelligenza artificiale di Domenico Sodano. A coordinare l'evento, che ha visto Mimma Carlo Magno, preside del Liceo Classico e Musicale di Venosa, Edgardo Pesiri, presidente APS Carlo Gesualdo, e Giuseppe Silvestri, presidente Umpli Avellino, è stata la giornalista Daniela Puzza. A conversare con l'autrice Giovanna Nicodemi, scrittrice dalla profonda sensibilità letteraria che ha saputo mettere in luce gli aspetti più intimi e universali della narrazione. Bellezza, passione, intrigo, sensualità. Nelle parti che aprono e chiudono il volume, l'autrice riporta le versioni ufficiali, gli atti del veloce processo contro l'assassino, con relativi dati storici, mettendo un po' d'ordine sull'accaduto. Le versioni della vita rappresentano il cuore di questo libro, meglio delle vite, della morte, delle morti di Maria e Fabrizio. A fare da cornice all'evento l'artista Adele Lofeudo, con alcune sue miniature gioiello, a partire da quella, il ricordo di Maria Davalos.